Un'altra immagine di te. La collaborazione con Elisa è nata nel, come dire, nel modo, nella maniera, credo, in cui dovrebbero appunto nascere tutte le collaborazioni tra artisti, in maniera spontanea e dettato da una voglia, insomma, di incontrarsi anche artisticamente. Quando è uscito il disco di Elisa io la chiamai per farle gli auguri, perché credo che sia un disco meraviglioso, per farle soprattutto i complimenti per quel lavoro. Penso che lei sia un'artista eccezionale in un momento veramente di grazia, in cui è in una forma, splendida forma creativa, è un'artista assolutamente a fuoco e centrata. Quindi quando con Canova, col produttore del disco, abbiamo deciso che si poteva anche osare, come dire, fare cantare, di provare a cantare canzoni anche solamente da interprete, e quindi di cercare collaborazioni e crediti di questo tipo tra altri colleghi, il primo nome che mi è venuto in mente di chiamare è stato proprio il suo, e in una settimana ha scritto e mi ha mandato Vivendo Adesso. Ho un fratello che è più grande di me di qualche anno, che quando ero piccolo, negli anni, fine anni 70, suonava, cantava. Io un giorno entrai in una sala prove per la prima volta, ero molto piccolo e ho respirato il profumo, l'odore della muffa, della cantina e dell'elettricità, dei cavi, e quell'energia è rimasta, mi ha dato una scossa talmente grande che non sono più riuscito a farne a meno. Mi piace moltissimo pensarli, immaginarli. E in questo senso forse il video che mi ha più emozionato e mi è più piaciuto, e che ricordo anche con più affetto, è un video che ho girato in Islanda, è quello di Ferro e Cartone, ma perché c'era tutta una storia, eravamo partiti in quattro senza niente praticamente, siamo arrivati lì e abbiamo realizzato un video dal nulla seguendo solamente un'idea che avevo in testa io, e quello è un video che amo ancora moltissimo rivedere. Non è esattamente una frase, mi piace la lettura così femminile, armoniosa e delicata che dà di una situazione di quel tipo, quindi di un racconto di un amore, se vuoi, un po' fuori dai confini classici, di quelli, un amore così rubato, furtivo, non esattamente corretto. Ma la cosa che mi ha colpito di più di quella canzone immediatamente è il modo in cui è riuscita a disegnare quella bugia così delicata, dolce, che si dicono i due amanti, in cui fanno finta e si dicono: raccontiamoci che stiamo solamente facendo sesso, perché invece un sentimento che sta nascendo fa ancora più paura, anche se è un sentimento, se vuoi, più pulito, più onesto, più sincero e più limpido. Quindi in quel momento l'amore che sta nascendo fa ancora più paura del tradimento che si sta consumando in quella stanza d'albergo. Vuole dare il segno di quello che poi il faro di tutto questo progetto, che è la contemporaneità. È un disco molto legato al presente, un disco molto ben radicato in quello che è l'odierno, l'oggi, e appunto il tempo reale così veloce, che non è quasi talmente veloce che nessuno di noi riesce a coglierlo fino in fondo. Tantissimi, non posso fare un nome perché poi me ne pento immediatamente dopo. In Italia, per dirne una, cioè non lo so, da De André, ma anche Battisti, tutti quei cantautori. Ho fatto un progetto che si chiama Orchestra e Voce, che era un omaggio a questi autori, a questi cantautori, a questi artisti che hanno così ben portato in alto e anche nel mondo la canzone italiana. Quindi sono veramente tanti. Nel mondo ho da sempre degli amori che sono rimasti tali, da David Bowie agli U2, passando per moltissima altra musica che mi ha influenzato ed è entrata dentro di me anche nel mio lavoro. Ciao a tutti, io sono Francesco Renga e questo è il mio saluto a tutti gli amici di Vevo Italia. Ciao!